Siamo alla fine del torneo, siamo alla fine del ritiro, mister. Un bilancio? Bilancio assolutamente soddisfatto. Soddisfatto perché anche oggi i segnali sono stati, dal mio punto di vista, confortanti. Cioè abbiamo letto assolutamente le situazioni, moltissime. Arrivederci. Abbiamo creato. Abbiamo perso l'ultimo passaggio 2 o 3 volte, ma attenti alle varie situazioni, a me interessava soprattutto quello. Direi che sotto questo aspetto siamo stati un notevolissimo passo avanti, tenendo presente che c'erano in campo Caputo dal primo volta a 90 minuti, Nuovi, Rossi, Raggi, cioè, quindi vuol dire gente che non era abituata a tenere palla, a volte abbiamo avuto un po' di premura, altre volte si poteva verticalizzare di più, però c'era la ricerca, c'era la volontà di portare avanti il nostro discorso e lo abbiamo fatto bene, concedendo neanche un tiro, cioè tiri seri non ci vuole, sì. E anche perché abbiamo fatto 2 svarioni noi, no? Che abbiamo regalato 2 pallone. Poi detto questo, sono soddisfatto di tutto il ritiro perché nella seconda parte abbiamo lavorato molto. Hanno lavorato bene, anche se c'era molto caldo, però abbiamo lavorato bene, non ci sono stati grandissimi infortuni. Tenete presente che ci mancava Kutuzov, Ghezzal, insomma, che per carità hanno fatto, così come D'Alessandro, che si è allenato poco negli ultimi giorni per un problema, ha avuto dopo 20 minuti di frizzantino, lo abbiamo perso perché non c'aveva più le gambe per giocare. Però ha fatto vedere che se vuole può anche essere importante, così come Romero, che ha fatto delle cose buone anche se non determinanti, ma non sa e quindi fa quello che gli viene, però nel momento che saprà io credo che potrà darci una mano importante anche lui, quindi sono sotto questo aspetto, siamo ancora in embrione. La via del gol? La via del gol, cosa vuoi? Oggi abbiamo avuto 5-6 volte la palla per andare, poi in alcuni casi abbiamo sbagliato il passaggio, in alcuni casi ci sono mancate anche un po' le gambe, però né più né meno quello che ho detto 3 giorni fa. 3 giorni fa abbiamo creato in un tempo 10 palle gol fra una e l'altra, al di là che era un'altra squadra, questa è una squadra di Serie A ed è anche, mi sembra, una buona squadra organizzata e anche tonica. Quindi l'esame Caputo? Ma direi che ha fatto abbastanza bene, cioè deve anche lui crescere come tutti, non ci si può mai accontentare. Qui il problema di fondo è abbiamo un'ottica tutta nostra, no? Cioè se per sopravvivere va bene tutto, se vuoi essere protagonista è evidente che devi fare qualche cosina di più, non parlo di Caputo ma parlo di noi, no? Dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, non ci possiamo accontentare di quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. Siamo già con la testa volta verso la Juve? No, secondo me avevano la testa rivolta verso casa, che è diverso, andiamo a casa fra 2 giorni, poi abbiamo altre 2 partite, una in Spagna e una a Bari, che presumo ci faremo un piccolo, e mi auguro, un piccolo bagno di folla, così i nuovi capiscono cosa significa giocare nel Bari, e poi avremo una settimana per preparare la Juve, per preparare tutte le altre, un campionato difficilissimo. Mi è piaciuto di questo Bari di oggi, scusami. Oh, ma abbiamo, secondo me i centrocampisti hanno fatto bene tutti e 4, c'era voglia di fare, no? Sia Alvarez, sia D'Alessandro, sia Romero, volevano fare, in 20 minuti hanno bruciato la loro damigiana di energia e poi sono finiti lì, però hanno fatto vedere che una volta che avremo condizione per i 90 minuti siamo in grado di poter essere noiosi. Cosa bisogna invece lavorare di più? Cosa va, cosa non va? Ma bisogna lavorare in fase difensiva, dobbiamo cercare di capire che finché non ci sarà la compattezza di tutti, dobbiamo continuare ad avere la pazienza di andare nei dettagli per cercare di migliorare le varie situazioni, tutto lì. Poi nel dettaglio sono cose di campo. E difensore centrale a parte, la rosa di quest'anno mi sembra più completa rispetto a quella dell'anno scorso, più profonda? No, ho detto che dal centrocampo in su secondo me siamo coperti, dietro siamo assolutamente scoperti, ci mancano 2 difensori, uno in assoluto ma anche 2,
quindi centrali o centrali, no, i due esterni, i quattro esterni ce l'abbiamo, ci mancano i due centrali proprio per giocare, nel senso proprio che come alternativa, e cioè parlo di titolari tra virgolette, non parlo di ragazzi, quindi in questo momento siamo scoperti, lo sapevamo. Si parla di Valdez della Regina, ma quello che si parla, si è parlato di Giovinco, ma non lo vedo Giovinco, no. Quindi parliamo di quelli che ci sono. E oggi non c'era l'adattamento di Ghezzal come attaccante esterno? Ma Ghezzal secondo me adesso, oggi è nazionale, però in quelle partite lì ha fatto vedere che se vuole può inserirsi nel nostro contesto, non è ancora inserito, però ha le qualità, le caratteristiche per potersi inserire, quindi sono contento dell'acquisto di Ghezzal.